45 gradi! Salve ragazzi, bentornati a Let's Play One Piece Unlimited Cruise con me, LBN. L'ultima volta abbiamo battuto ben due boss in episodi separati, ma comunque ora abbiamo sbloccato una nuova isola, ma quello che voglio fare io è tornare su quella che abbiamo già, perché abbiamo ottenuto il piccone e vi garantisco che con il piccone cambia tutto su un'isola. Perché si possono aprire un sacco di nuove strade, trovare un sacco di nuovi oggetti, minerali, eccetera. Quindi vedrò di ricordarmi un po' tutte le strade che ci sono nell'isola. Dovremo anche provare a completare la mappa. Adesso è 75%, quindi è già una buona percentuale. Vediamo, la parte bassa soprattutto è già abbastanza completa, per così dire. Le stelle rosse sono gli eventi che abbiamo già completato. E ci sono anche delle stelle blu che sono gli eventi non completati, e che però quelli non li abbiamo esplorati per bene, diciamo. Quindi direi di cominciare ad andare da questo lato. Sì, da questo lato, e poi vedere dove ci porta. Laggiù possiamo andarci, magari ci faccio un salto dopo. Dobbiamo provare anche la canna da pesca. Sono un sacco di cose nuove che possiamo fare con i nostri nuovi oggetti. Tenuto Zoro perché, anche se Usopp non ha imparato niente di per sé, l'aumento di livello della costruzione conta nelle sue mosse, quindi è già al 10%, mentre Zoro è solo al 9%. Perché no? Andiamo a dare un'occhiata. Un'occhiata lì. Saltate più lontano se correte, quindi, e per certi, arrivare a certi punti è necessario. Allora, le croci nel terreno significa che potete usare... ottimo per scavare e liberarsi dagli ostacoli, prova a usarlo quando vedi un segnale X. Segnalano un minerale o qualcosa che si trova qua dentro. Marmo, ok. Spesso nei... in queste X... No, non spesso, diciamo a volte potrete trovare anche... vita e punti gialli, punti speciali. Marmo, ok. E qui si può pescare. Quando appare l'icona pesca, estraete la canna da pesca. Usalo per pescare nei punti indicati all'icona pesca. Forse riuscirei a prendere qualcosa di grosso. I pesci più che altro servono per il completamento del gioco al 100%. E per alcune ricette anche. Adesso io non mi ricordo bene come si pesca. Cercherò di fare il meglio possibile. Ormai non possiamo lanciarla molto lontano. Pa! Ok, dovete premere A quando vi dice di farlo. E poi continuare a tirare il più possibile. Ah! Scappato. E dipende dalla forza, dal livello della lenza, se un pesce scappa o no. Adesso è di livello abbastanza basso, quindi... Ok, ho preso qualcosa. Cos'è? Una medusa. No, medusa sorridente. Che adesso non sto qui a pescare perché prende un sacco di tempo. E come gli insetti, i pesci prendono uno spazio per conto loro nell'inventario. E questo è quello che succede quando cadete in acqua. Ripartite dal punto dove siete caduti, punto e basta. Laggiù c'è una piattaforma. C'è un'isoletta. Qui non possiamo arrivare perché a quanto pare muoiono tutti in acqua qua. Possiamo arrivarci con Brook però. Non so se... Perché Brook ha anche un'abilità che gli aumenta il tempo che può correre. Non so se è abbastanza alta per correre fino a là. Ci proverò. Oh! Quasi. Ok, ci sono arrivato. E qua non ci sono punti dove scavare, credo. Ma se prendiamo questa ninfea... Oh! Grazie mille, Mi hai sbattuto in acqua. No, dobbiamo arrivare fino a là. Quel gabbiano è quasi impossibile da prendere perché appena arrivate là fugge. Quindi ci rinuncio, non è che ci tengo in particolare. E in questi luoghi con cristalli potete trovare le sfere spesso. Però sappiate che appaiono una volta. Questo mi sembra che ritorna ogni volta che tornate sull'isola. Ma gli altri appaiono una volta sola. Come quello... Ce n'era uno qua dietro, vero? Yohohoho! Sì, dovrebbe essere un'altra sfera blu, credo.
Ah no, pepita di ferro puro. Questi oggetti sono rari in quest'isola, quindi è buona cosa che ci siano. Ok, torniamo a Zoro. Devi allenarti un po', Zoro. Ah, oh, i nemici torneranno abbastanza in fretta, quindi non ti trasformi, no. Ok, di qua non so se sono già andato, quindi andrò... Diciamo che questa è uno... esplorazione post boss. I boss obbligatori di quest'isola li abbiamo già battuti. Ce ne sono altri, ma alcuni non possiamo nemmeno... Ok, spiaggia di lame livello 2. Alcuni non possiamo... Ok, un break rush adesso. Non sono morti tutti? No! Venga, amico. cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. Alcuni boss potete arrivarci soltanto quando avete passato altre isole, perché servono oggetti specifici che non potete trovare su quest'isola. Ok, di qua dove sto andando di bello? In cima all'isola. Altri di questi? No, non vi trasformate. C'è un altro? Qui c'è dell'altro marmo, suppongo. One piece of Minecraft. Nah, scherzo. Altro marmo. Il marmo torna utile più tardi, quando per esempio Frankie, il carpentiere, costruirà... Avrà bisogno del marmo per costruire dei ponti, per passare a certe aree, eccetera, eccetera. Ma non è un materiale raro, quindi... Non è così un gran problema trovarlo. Ok, qua dove siamo? Ok, ho passato a... Voi. Shut up, baby. Cosa hai imparato? Scatto più 3 spade toro demoniaco. Ok, proviamolo. Anzi, facciamo un break rush. Pronti al break rush? Tutti morti? No, sempre tu rimani in vita. Bye bye. Home run. È questo, no? Questo? Sì. Questo qua. Ok, cambio personaggio. Dove andate un po'? Tocca ancora a Nico Robin. Cosa che ha imparato? Niente di nuovo, mi sembra. Solo la sua tower del cavolo. Ok, di lì si torna di nuovo là. Prima di andare lì da quella pietra, voglio andare di qua. Qua non succederà come la prima volta, cioè... Qua ci sono dei nemici. Appaiono. Qua troverete farina e delle razioni da viaggio, credo. Da qualche parte. Ok, voi state calmi. State calmi, Marines. Salvate le donne, Marines. Cosa ho imparato? Dos Fleur Lock. Mani spuntano sotto più nemici. Ah sì. Ok, potere fior fior aumenta il numero di bersagli. Ecco, questo è il potere di Nico Robin, cioè se tenete premuto A può colpire più nemici alla volta. Quando siete in break rush è una cosa estremamente utile. Adesso finiamo la battaglia, poi dovrò cambiare di nuovo. E in più il suo attacco blocca... Oh! 4 Fleur Splash, attacco furtivo. Questo credo che sia una mossa esclusiva del gioco, non c'è nell'anime né nel... Niente, passate oltre il nemico e poi lo lanciate lontano. Hop! Sbang! Così. Non tremendamente utile, ma vabbè. Ok, amico, c'è un break rush tutto per te. Capovolto. Bang! Nice. Ah, peccato. Era un po' tardi. Da qualche parte... Ogni tanto ci sono le razioni da viaggio, ogni tanto no. Ok, sì, invece. Lì è dove abbiamo trovato... Cos'era? Il cristallo, credo. Ok, cambio personaggio. Ok, Nami, tuo turno. Vediamo di far valere il tempo che abbiamo. Ah, questo è il primo video che registro dalla stupenda scoperta che ho fatto, che posso caricare i video di più di 15 minuti, quindi
Penso che andrò senza break per un po', almeno una mezz'oretta, dai. 25 minuti così. Allora, questa pietra darà qualcosa. A volte. In questo caso non dà niente, però vedete questo funghetto blu. È un fungo trampolino che vi catapulterà in alto. Questa è una nuova area, tra virgolette. Una nuova zona, se vogliamo chiamarla così. Con nemici, naturalmente, perché sennò non sarebbe questo gioco. Qui abbiamo un'altra pietra rara, una sfera blu, ok. Ci sono un po' di saltelli da fare. Ah, vedo uno scrigno là sopra. Salto lungo. Hop. Ok. Scrigno. Qualcosa di importante sarà se è uno scrigno. Nettare per 10, vabbè. Non ci sputiamo sopra, no? Dove sono? Ok. Telecamera, collabora con me. Che abbiamo tante pietre, ci mette un po' più di colpi a romperle, ma non tanti. Potete semplicemente agitare come dei maniaci. Roccia maneggevole. Questa serviva per una medicina di Chopper, se non erro. Vabbè, ma la roccia maneggevole la trovate dappertutto, praticamente. Adesso dove siamo? Sto perdendo. Oh, siamo sull'altura davanti alla nave, d'accordo. Più o meno mi trovo, mi ritrovo. Altri nemici, hello! Hello! E qui siamo dove eravamo già una volta con Rubber. Magari prendiamo un po' di bambù per la canna da pesca. Adesso non vorrei perdermi troppo nell'esplorazione, perché anche la ricerca risorse è importante. Allora, adesso sono qua, perfetto. Vedete tutta l'ala, diciamo, sud-est, a parte quel quadratino che non so perché è esplorata. Quindi penso che andremo a sud-ovest adesso. Dopo esserci occupati di questi gonzi, arrivano dovunque. Arrivano da tutte le parti. Vabbè, finché non si trasformano non sono un problema. Ma avete visto anche quando diventano dei marines, non è che sono tremendi. Break Rush! Break Rush! Break Rush! Yeah, baby. Penso che il livello delle mosse sale anche di più se la usate durante un Break Rush. Qui altre pietre. Ci sono pietre che riappaiono, certe invece no. Qui dovrebbe esserci un altro scrigno, voilà. Ehi, bello. Sali tonici. Molto importante questo strumento. È molto raro e unico. Non credo si possa produrre. Praticamente fa recuperare i sensi a coloro che sono svenuti. Praticamente un revitalizzante, una coda di fenice. Dipende da che giochi giocate. Se capite la mia similitudine. Ok. Qua. Oh oh oh. E non disturbatemi, c'è un insetto, magari è uno che mi manca. No, è una farfalla. Una farfalla. Preferisco non tenere la canna da pesca adesso perché serve solo in certe occasioni. Quindi preferisco mettere qua il retino. Perché quando voglio andare a pesca vado proprio inventario vuoto, vere e proprie missioni di pesca. Ok, farfalla papiglione l'abbiamo già presa. Cosa mi dai di bello? Nettare, nettare ne abbiamo a fiumi. Ne ho convertito un bel po' in punti, ma comunque ne otterrete un sacco, soprattutto su quest'isola. Nami, nami, nami. Dove siamo? Altri cosi. Stupido marine. Oh, cosa abbiamo imparato? Whirlwind, ruba oggetti durante l'attacco. Questo è utile. Ed è una mossa... Boh, non è molto comodo da usare, ma vabbè. Pratica è questa, una scivolata che ruba a volte oggetti dai nemici. L'oggetto che possono lasciarvi. E possono anche lasciarvelo quando vanno KO, quindi è un doppio vantaggio, per così dire.
Non so se riesco. Non sono riuscito adesso. La probabilità aumenta più volte dal livello della mossa e anche da altri dati, per così dire. Qui abbiamo una pietra. questo macigno blocca la strada. Ehi, Nasone, vuoi che ci pensi io? Puoi farci qualcosa? Certo, portami i materiali di cui ho bisogno e aprirò questo sentiero in men che non si dica. Davvero? Che cosa intendi fare, Frankie? Lo vedrai. Questi sono altri tipi di evento, sono gli eventi Frankie. Ossia, sono uguali a Gabri, avete bisogno dei punti e degli oggetti. 50 oggetti esplosivi e un animale scavatore. Per queste pietre dovremo aspettare un po'. Perché gli oggetti esplosivi li trovate, ma gli animali scavatori fino a molto avanti nel gioco non li trovate. Allora, senza perdersi adesso, vediamo dove siamo sulla mappa. Di lì non si può proseguire, però c'è una strada alternativa qua, no? Non perdiamoci, amigos. Qua. Questa parte l'ho già esplorata, eh? Non benissimo, però. Ma mi sta segnalando il punto giusto. Cos'è tutta una parte che non posso... Devo fare il giro, suppongo. Fanno fare il giro lungo. Ok, cambio personaggio. Frankie time. Qua sopra non ero andato, vero? O ero arrivato da qua? Frankie, salta. Scrigno c'era qua. Vediamo se conta per l'esplorazione. Io non capisco mai dove mi gira questa dannata cosa. Mi mostra dove guardo o cosa? E davanti c'è la Sunny. Se non ci fosse il... Ah, ok, c'è uno zoom up, perfetto. Perché mi segnala come se posso passare di qua? Non lo so. Non sono sempre facilissime da leggere queste mappe del cavolo. Ok, qua a volte sugli alberi ci sono dei coleotteri. Non penso che è il caso adesso. No, salve! Amigos. Qui c'è qualcosa però. C'è qualcosa, c'è un altro... Un altro cristallo. Che contiene? Un'altra sfera blu, nice. E saremo a posto per punti blu per un po', penso. Senza usare oggetti che servono nella costruzione. Ok, siamo tornati alla spiaggia ora. Ok, siamo su questo lato. Mi sta bene. Se restano tipo degli angolini insignificanti, inesplorati, andrò a esplorarli per conto mio. I nemici non siete obbligati a affrontarli, io li affronto perché mi danno esperienza, così per dire. Ma non siete obbligati, potete tranquillamente scappare. Allora, c'è tutta quell'ala dell'isola da esplorare adesso. Salendo di lì. Qua sopra ci sono delle rocce, se non erro. Ci sono anche delle piante, vabbè. Le piante ci sono sempre. Una roccia che non so se contiene... Ehi, Frankie. Un po' di mira. Ok. Oh, conteneva un fungo delizioso. Insalatona di funghi. Belli quei funghi, anche il profumo non è male. Li servirò crudi. Super funghi. Super funghi. Oh, break rush con un pugno. Tre in un colpo. Grande Frankie. Anche solo con un uppercut li fai tutti a pezzi.
Se non sbaglio nell'acqua c'è anche una croce qui da qualche parte. Sbaglio. Un punto dove scavare in acqua. Forse mi sbaglio io. Forse appare più tardi o a volte soltanto, chi lo sa. Saliamo di qua. C'è di qua di bello, non mi ricordo. Oh, altri Marines! Frankie è estremamente potente. Penso che lo capirete dall'aspetto che hanno le sue mosse, perlomeno. Qui c'è niente. Coleotteri qua? No. Quassù. Qui c'è... ah, c'è un'altra roccia qua dietro. Quindi tanto vale evidenziarla. Per rompere le rocce servono sempre le stesse cose. Una talpa. E... le bombe. Ehi, Frankie, scavaci una galleria! Sì, sì, lo so, portami i materiali. Puoi scommetterci, grazie, Frankie! Ok, altro posto di lavoro, Frankie. L'unica cosa che varia di solito sono i punti. Qua siamo già stati, vero? Sto andando agli angoli della mappa adesso, no? Non ci siamo già stati. È simile il posto, ma... ci siamo già stati... oh! Triangle Jacker, scie di fuoco taglienti. Non sono scie di fuoco, cavolo. Chi ha tradotto questo gioco? Non sono scie di fuoco, sono praticamente lancia le sue basette come due lame, poi gli ricrescono. E questa è una delle mosse di taglio di cui vi parlavo, che imparano anche personaggi non con la spada. Quindi adesso con Frankie possiamo anche ottenere bambù e liane varie. Marmo. Di qua ci sono degli insetti di solito. Ma vedo solo una farfalla. Però è abbastanza grande la farfalla. Yeah! Frankie Power. Cos'è papiglione? Ah no, è nuova. Papiglionide invisibile. Proprio invisibile no. La vedevo più degli altri. C'è qualche altro insetto nei paraggi? Non fatemi caso, sono solo un ricercatore qualunque. Au! Ah, questa è una farfalla standard. E qua sul tronco? Niente, ok. Tempo di botte, poi cambio personaggio. Preferisco comunque la combo pugno e poi... poi, quando è in break rush, Frankie fa fuori tutti i nemici in un colpo, praticamente. Almeno i nemici iniziali. Sono contento che è davvero forte in questo gioco. Visto che mi piace parecchio nell'anime. Mostratevi, oggetti. Cavoli, tra un po' l'inventarium è pieno, mi sa. È davvero... l'ho già detto, ma è ristretto l'inventario. Un po' risicato da gestire, no? Quindi se volete raccogliere molte cose è un po' difficile. Vabbè, posso sempre convertire in punti le farfalle che non servono molto, però... un po' gestione, insomma. Vediamo come siamo messi. È quasi pieno, infatti. Convertiamo qualcosa in punti dopo, magari. Perché è frustrante se trovate qualcosa di raro e non avete spazio. Questo è raro, mi serve. Questo mi può servire. Kuvagata, questo lo metto via quando arrivo là. Ah, no, noci di cocco, vabbè. Facciamo converti in punti. Un bel po' di punti blu. Brutto è che quando avete finito... convertiamo una medusa. Quando avete finito lo spazio per i punti non potete più convertire niente. Vedete che questa dà anche punti gialli. Però siamo pieni, quindi... vedete, posso convertirne una sola perché dà punti verdi e i punti verdi sono pieni. Punti oro? No, verdi. Un po' di nettare. Ok, sono pieno di punti adesso, quindi dovrò arrangiarmi con l'inventario che ho oppure gettare roba quando sono pieno. Le razioni da viaggio non sono tremendamente utili, quindi di solito sono le cose che butto prima. Salve ragazzi. Come va il party? Devo cambiare personaggio.
Posso usare solo Franky? Anche se è potente come non so cosa, colpisce come un treno. Che usiamo un po' Asop adesso, che non ha avuto molte possibilità di battaglia. Diciamo che se non si conta l'abilità di costruire, non gli è salito proprio nulla. Infatti avrà colpito Kuma due volte in croce. Qui abbiamo un'altra, un'altra stele da leggere, credo. Ecco un altro monumento di pietra. Potresti leggerlo per noi, Robin? Va bene. Il grande albero venne al mondo lontano. Salpò lasciando la terra per un... Venne al mondo lontano? Venne al mondo lontano, ok. Salpò lasciando la terra per un viaggio senza ritorno. Wow, ottimo lavoro, Robin. Sei meravigliosa. C'era scritto sei meravigliosa, vero? Face palm. E così Albero non è potuto tornare alla sua terra di origine, poverino. Vai, vai. Vai, Asop. Penso che abbiamo quasi finito con questa parte del... Sì, siamo all'ultima... L'ultimo bivio. Questa parte. Ok, Asop. La tua lista Break Rush è molto originale. Ok, abbiamo imparato Stella di Piombo, che è uguale alla prima, solo che adesso possiamo spararne due. Però Asop è abbastanza potente in questo gioco perché attacca quasi sempre da lontano con tutte le sue mosse. No, siamo in Break Rush già. Quindi può tornarvi utile. Wow, quante cose! Sfera blu, petita d'oro, ok. Maneggevole. Ok, penso che abbiamo esplorato praticamente tutta la mappa. A parte quel quadratino lì che non riesco a capire perché, ma... Ok, quindi penso che andremo verso... Passeremo nel varco che abbiamo aperto prima. Anzi, vi risparmio il viaggio di ritorno, fermo qua l'episodio. La prossima volta continueremo con l'esplorazione, la raccolta tesori, eccetera. E poi vedremo cosa fare. Quindi, grazie dell'attenzione e alla prossima, dove diventeremo re dei pirati, ma anche no. Ciao!